il discorso inizia a farsi un po' complicato. Complicato innanzitutto per me, che ho quasi esaurito il mio vocabolario e soprattutto il mio repertorio di immagini un po' più fantasiose, a prescindere dalla macchina che sto guidando. Ma la vera complicazione oggi nasce dal fatto che non mi sento di recensire Cupra Terramar come se fosse un nuovo SUV di segmento C qualsiasi. Non posso farlo per almeno tre fattori che influenzano l'intero discorso. Il primo dei quali è che questo non è sicuramente il primo contenuto su Terramar che voi state guardando, e questo, come sempre, mi costringe a spremere le meningi e a cercare di individuare qualcosa che forse ancora voi non sapete. Credetemi, la parte più difficile di tutte. Prima degli altri due fattori, sigla. Anzi, no, ho sbagliato format. Prima due parole velocissime per inquadrare il contesto. Mi trovo a Barcellona, sede degli International Media Drive di nuova Cupra Terramar, sede inoltre delle finali di America's Cup, manifestazione della quale, manco a dirlo, Cupra Terramar è auto ufficiale. Infatti, sin dall'apertura degli ordini, che è avvenuta nel corso del mese di settembre, è già in vendita anche la serie speciale America's Cup Edition, che costa molto di più e infatti credo che a voi di questo interessi sino a un certo punto. A voi, semmai, potrà interessare come è fatta, fuori e dentro, come va e soprattutto perché considerare l'acquisto di Terramar, un SUV che prima non c'era, di un marchio che non c'era soltanto fino a 5 anni fa e che ora si è imposto come uno dei marchi più caglienti dell'intero panorama europeo. Se pensi a un brand automobilistico spagnolo, non pensi più a quello là, ma pensi a Cupra. Stop. Ecco, Cupra ultimamente si sta avventurando nel pianeta dell'alimentazione full electric, in bocca al lupo. Non è in ogni caso con un'auto elettrica che il marchio ha riscosso questo successo così veloce, così clamoroso, ma a mio avviso anche così meritato. Quell'auto è un SUV compatto Formentor che invece si è sempre declinato soltanto o in edizione termica pura oppure semmai in formato ibrido. Ecco, Terramar con la più piccina Formentor condivide in effetti buona parte delle caratteristiche. Lasciamo perdere le dimensioni che sono maggiori, ma neanche di tanto, di 7 cm. Le caratteristiche in comune sono di tipo stilistico, certo, ma Terramar riesce nell'impresa, a mio giudizio, di risultare persino ancora più audace, ancora più psichedelica rispetto a Formentor, e non era un esercizio per nulla semplice. Già a partire dagli esterni, dal muso, passando per la fiancata, per finire con il portellone posteriore, sì, gli elementi grosso modo sono gli stessi: i fari a LED con il motivo a triangolini, la barra posteriore a tutta larghezza, il badge Cupra illuminato, però insomma nel quadro d'insieme risultano ancora più spettacolari. E come Formentor, nemmeno Terramar, un nome che prende origine da un circuito ovale nei pressi di Barcellona, uno dei più antichi al mondo ancora in funzione, dove nel 2018 lo stesso marchio Cupra venne inventato, almeno così narra la leggenda, nemmeno Terramar, dicevamo, ha ancora l'ardire di passare all'alimentazione EV. Soltanto la gamma termico-ibrida, quindi termico-elettrificata, si spazia dal motore a benzina, si arriva fino all'ibrido alla spina, passando per l'ibrido leggero leggero, ma molto buono. Una varietà di motorizzazioni che ricorda un po' l'offerta di un altro SUV del gruppo Volkswagen, che è Volkswagen Tiguan di nuova generazione. Un modello, cioè, con il quale non è un mistero, Cupra Terramar è strettamente imparentata, non importa che vengano costruiti in due stabilimenti diversi. Ecco perché, oltre che con Formentor, credo che un paragone utile possa essere proprio quello con Volkswagen Tiguan 2024.
anche perché il listino prezzi non è che sia molto differente, per non dire addirittura che in certi casi, vabbè, andiamo con ordine. Prima la sfida tutta in famiglia. La domanda può essere: perché eventualmente effettuare l'upgrade da Formentor a Terramar? Metti che siamo rimasti così stregati dal marchio Cupra, da quel triangolino in colore bronzo e da tutto il mondo che ruota intorno a questo fantastico marchio catalano più che iberico. Beh, innanzitutto per la maggiore presenza scenica. Terramar è più grande, la posizione di guida è leggermente, non tanto, più rialzata e maggiore è ovviamente lo spazio di bordo, soprattutto in seconda fila, dove in tre non si corre il rischio di litigare anche su lunghi viaggi. Maggiore anche la capacità del bagagliaio, che ora arriva a 500 litri e spiccioli in configurazione minima, ma che può espandersi fino a oltre 600 litri reclinando, anzi no, facendo scorrere il divanetto di seconda fila, che infatti scorre avanti e indietro di ben 15 cm. Quindi passare da Formentor a Terramar, visto che la filosofia e il carattere giocherellone è più o meno lo stesso, è una questione, a mio avviso, esclusivamente di ordine pratico, oltre che ovviamente di tipo economico. Sì, perché anche a bordo ritrovi quel gusto già assaporato al volante di Formentor, ovvero quel gusto innanzitutto per le tecnologie digitali. Di fianco a me si staglia un display centrale di infotainment da quasi 13 pollici che praticamente mi sembra di avere il PC aperto davanti a me. Quel gusto anche per la qualità di materiali e finiture. Ora sto guidando l'allestimento VZ, ma mi aspetto che la versione entry level non sia affatto da meno. Infine, quel gusto per tutto ciò che rimanda al mondo della ritualità, del simbolismo, della mitologia quasi, quel mondo fantasy, in poche parole, che sarà tanto familiare a chi è un esperto di videogiochi. Lo richiama nei colori, nelle forme, nei simboli, così complicati ma allo stesso tempo così ben armonizzati tra di loro. Sappiamo che al giorno d'oggi anche tanti adulti si divertono coi videogiochi, quindi perché no? Interni indubbiamente più movimentati, più emotivi rispetto a quelli di una Tiguan, che dal canto suo può essere considerata come il fratello, o meglio il cugino di secondo grado, più razionale, più quadrato, più tetesco. Non è questo il punto. Io, come sempre, stavo andando fuori tema, perché il vero valore aggiunto di Cupra Terramar rispetto ad altri SUV di taglia media del gruppo Volkswagen e non solo, risiede nel suo DNA sportivo. È un'espressione della quale spesso si fa abuso, ma che nel caso di Terramar è quanto mai vera, perché sin dall'allestimento base abbiamo di serie il telaio sportivo, ovvero altezza ribassata di 10 mm e sospensioni irrigidite. Non solo, anche lo sterzo progressivo di serie e, dolcis in fundo, i sedili sportivi di serie. Senza contare cerchi da misura minima di 18 pollici con pneumatici dalla carreggiata minima, credo, dai 235 in su. Bene, tutto ciò come si manifesta? Si manifesta che Terramar, pur non essendo esattamente un peso piuma, si parte, mi sembra, da 1,7 tonnellate, grazie alla buona combinazione di un assetto tonico e di uno sterzo dalla demoltiplicazione e dalla servoassistenza che cambiano in funzione della velocità, bene, il feeling di guida è quello di un SUV, diciamo di una taglia inferiore. Certo, l'altezza da terra rimane quella di un crossover, non potremo mai pregustare sensazioni da coupé sportiva vera e propria, però se Cupra voleva replicare l'effetto di un SUV dinamico, come si usa dire oggi, bene, ci è riuscito.
alla fine io non so in quanti acquisteranno Terramar per portarne al limite davvero le sue proprietà meccanico, tecnologico, elettroniche, e quanti invece non lo faranno più per un discorso di immagine, di vero e proprio status symbol. E concludiamo con due considerazioni sulla gamma motori, visto che al lancio le opzioni sono tre. Io vi consiglio quella che ritengo più intelligente, oltre che la più economica, ovvero il 4 cilindri 1.5 turbo benzina mild hybrid 48 volt, sigla lunga lunga, che individua la motorizzazione benzina con tecnologia ibrida leggera leggera, quasi asintomatica nello stile di guida, ma di facilissima manutenzione, niente prese di ricarica, e soprattutto in grado di contenere consumi tra i 6 e i 7 litri per 100 km. Il prezzo è di 42.250 euro, ok, associata soltanto all'allestimento base, che è comunque completo di tutte le caratteristiche che vi ho citato finora, compresi quasi tutti gli ADAS tranne il cruise control adattivo, questo sì ci poteva stare. Versioni rispettivamente ibrida plug-in da 272 cavalli o 2000 turbo benzina da 265 cavalli, adatte a mio avviso soltanto a chi non avesse problemi o a ricaricare le batterie o a fare il pieno di benzina. La motorizzazione diesel per ora no, per ora. Un primo verdetto preliminare: Terramar, un SUV bello da guardare, da abitare e da guidare. Declina un po' al piano di sopra le stesse qualità dinamiche e stilistiche di Formentor, una certezza. E a differenza di un SUV come Tiguan, non si vergogna di mostrare anche il suo lato più infantile, più giocoso. Va a combattere in un segmento, quello dei SUV di segmento C, da 40.000 euro e oltre. Si parte da 42.250, quindi poche migliaia di euro in più rispetto a Formentor, un segmento, dicevo, in cui il pubblico mostra un po' di resistenza ai cambiamenti. Sarà interessante registrare quanto il pubblico stesso sarà disposto ad abbandonare le proprie abitudini, quindi a mollare un marchio più tradizionale per un brand come Cupra, molto, molto dinamico. Come disse il Trap in una celebre intervista, io sono terminato. Ora tocca a voi, lasciate i vostri commenti qui sotto, lasciate un like al video se l'avete trovato utile e iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto. Il consiglio è quello di seguirci anche sulle altre nostre piattaforme social come Facebook, X, Instagram e TikTok, oltre che ovviamente sul nostro sito web motorbox.com. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!